Amici sportivi, un cordiale saluto dallo stadio Nino Vaccara, dove quest'oggi si giocherà la gara valida per la 12ª giornata del campionato di eccellenza girone A tra Mazara e Leonfortese, quindi anche per la Leonfortese un incontro importante. Fischio d'inizio arrivato adesso con la Leonfortese che gestisce il primo pallone della gara, Leonfortese in tenuta verde, maglia verde, pantaloncini e calzettoni bianchi, il Mazara con la consueta divisa giallo-blu, maglia gialla con inserti blu, pantaloni e calzettoni blu. Da parte di Giolito, che cerca soluzioni offensive per la Leonfortese, poi Pace non subisce fallo dal giocatore della Leonfortese. Giolito prova il destro, destra è troppo debole per impensierire Thomas. Adesso Camarà prova a proporsi in avanti per la squadra di casa. Camarà serve per vie centrali e Lambravi che scocca il tiro, il sinistro termina di un soffio al lato vicino al gol. Nel frattempo si avvicina anche Saia alla bandierina e Lambravi mette in mezzo, dove arriva Gomez che però non riesce a deviare il pallone. Buona occasione qui per il Mazara, Gomez non è riuscito nella deviazione. Mannino, ancora De Pasqua, Di Pasqua prova a mettere in mezzo, arriva l'intervento di Meta che non riesce a correggere in porta la traiettoria del pallone. Nuova occasione, parte Federico che supera la barriera, la palla finisce di un soffio al lato della porta difesa da Caglieco. Gol della scorsa settimana è arrivato proprio sugli sviluppi di un corner con Gomez che è saltato più in alto degli avversari. Fa pace alla battuta con i centimetri di Ventrone, ha segnato il Mazara quando siamo al 36esimo minuto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo la sblocca la squadra canarina. Calcio d'angolo battuto da Pace, Ventrone salta più in alti di tutti e realizza il gol dell'1-0. Inizia proprio in questo istante la seconda frazione di gioco tra Mazara e Leonfortese. Gomez insolitamente sulla fascia, Gomez prova a servire per vie centrali Pace che la lascia lì per El Amraoui, il cui sinistro termina alto, altra occasione per il Mazara. Intanto il Mazara riconquista la palla e può ripartire in contropiede con Camarà sulla destra, si propone in avanti anche Federico che entra in area di rigore e lascia partire il destro, l'intervento in tuffo da parte di Caglieco. Ancora un lancio in avanti per la Leonfortese con Ventrone che arriva prima dell'avversario, la palla resta lì al limite dell'area con la conclusione del nuovo entrato Caputa. El Amraoui per Gomez, prova a girarsi il gigante del Mazara che la lascia lì per Saia, entra in area il numero 9 che poi batte col destro quasi dal limite, palla che esce di poco al lato. Saia in avanti per Camarà, prolunga per El Amraoui che non riesce però a trattenere il pallone, altro lancio in avanti in zona offensiva per la Leonfortese con Pirrello che non riesce a allontanare il pallone, il sinistro di Meta viene ribattuto da Thomas in tuffo. Poi Fernandez Castro prova a lanciare Gancitano in velocità, Gancitano arriva prima del portiere della Leonfortese, Gancitano finisce giù dopo un contrasto, non c'è nulla di irregolare a giudizio dell'arbitro. Leonfortese che è già ripartita con Meta che entra in area di rigore, arriva alla conclusione di Meta che colpisce il palo esterno con questo sinistro, Leonfortese pericolosissima. C'è Camarà sul punto di battuta di questa rimessa laterale, mentre qualche piccola scaramuccia tra Turei e il suo diretto avversario. Adesso Turei in possesso del pallone, la lascia lì per Camarà che può entrare in area di rigore, la mette in mezzo per Cesar che prova il destro, deviato in calcio d'angolo. Si alza anche Camarà sulla sinistra, Camarà salta un uomo, poi la allarga sulla sinistra per Pace che è partito in posizione regolare. Pace salta un uomo, prova a saltarne un altro, la mette indietro per Federico che può aggiustarsela e concludere, il destro di Federico a giro. Poi Caputa la mette giù, se la aggiusta. Serve Meta in area di rigore, ancora per Caputa con il pallone che viene deviato con il piedone sinistro di Thomas. La palla rimbalza sul palo e finisce oltre la linea di fondo. Parisi dalla bandierina mette in mezzo il colpo di testa, la traversa! La traversa a salvare il Mazara, la porta sembra stregata oggi per la Leonfortese. Poi Barcio che prova a mettere in mezzo, parte in posizione regolare Lentini che prova la girata, blocca, palla a terra Thomas, anche in questa occasione si salva il Mazara, ma dunque potrebbero essere gli ultimi scampoli di partita per la squadra ospite per rimetterla in equilibrio. La palla arriva in area di rigore con il sinistro di Barcio che impegna Thomas, bravo a bloccare a terra. Supera proprio Gancitano e lancia in avanti forse l'ultima offensiva della Leonfortese. Palla messa a terra, c'è Saia sull'avversario.
però arriva, resiste in, arriva poi l'intervento di Meta che regala il pareggio al 96esimo minuto al Leonfortese. Un gol cercato, voluto fortemente dalla Leonfortese, dobbiamo essere onesti. Sono 5 le occasioni create nel corso dei minuti di recupero dalla formazione di mister Sebi Catania. Cross in mezzo dalla sinistra, destro di Meta che a tu per tu con Thomas non sbaglia e al 96esimo regala il pari alla formazione ospite. Gol della Leonfortese è arrivato proprio al 96esimo minuto, si riprende a giocare e arriva anche il triplice fischio finale qui al Nino Vaccara, è 1-1 tra Mazzara e Leonfortese.